Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento con l'informazione di TV6. In apertura la politica, il segretario regionale del PD Michele Fina ha parlato oggi alla stampa di 2 anni di lavoro in Abruzzo e si candida in alternativa di governo nella nostra regione. Paolo Renzetti. Segretario, 2 anni di governo all'opposizione della regione, 2 anni caratterizzati dalla pandemia. Il Partito Democratico però ha lavorato e da oggi torna a lavorare soprattutto sul territorio con l'allentamento dell'emergenza. Sì, 2 anni difficili, cui nonostante la pandemia, che ne ha caratterizzati 3/4, noi abbiamo trasferito la nostra attività politica nel mondo virtuale del web, abbiamo comunque garantito un lavoro al fianco dei nostri cittadini, ma adesso, uscendo dal ciclone pandemico, si torna tra la gente, si torna a riunirsi dal vivo, si torna a girare nel territorio, che è esattamente quello che la politica deve fare, soprattutto in una fase come questa, perché questi 2 anni sono anche stati il fallimento della giunta regionale, lo studio che ha fatto il Sole 24 Ore proprio 2 giorni fa, che ha dimostrato quello che peraltro gli abruzzesi sanno, e cioè che il calo del consenso del presidente Marsilio è stato drammatico, anche perché la regione ha gestito male la pandemia, che è stata tutta sulle spalle delle operatrici e degli operatori sanitari, spesso senza guida, è caratterizzata litigiosità interna feroce. Ed è anche una gestione opaca, attraversata da inquietanti vicende giudiziarie. Ora, di fronte a questo fallimento, però, l'Abruzzo merita un'alternativa. E noi vogliamo essere il perno di questa alternativa perché siamo un partito coalizionale che può mettere insieme forze politiche, forze sociali, associative, civismi. E che soprattutto può essere il perno di un nuovo programma, di un nuovo progetto di idee. Il Partito Democratico in questi giorni ha dato un segnale molto forte, abbiamo coinvolto importanti personalità nel lavoro del Partito Democratico che hanno deciso di dare una mano all'Abruzzo tramite il Partito Democratico. Penso a Lino Guanciale, penso a Luciano D'Amico, penso a Enzo Di Salvatore, Enrico Raimondi e molti altri. Vogliamo continuare su questa strada, vogliamo costituire un comitato delle idee, 50 personalità del mondo del lavoro, dell'impresa, dell'accademia, del sapere, del nostro territorio, che sia una specie di comitato scientifico del Partito Democratico, che ci aiuti a definire il progetto per l'Abruzzo del futuro, il progetto per le prossime generazioni abruzzesi, che possa poi definirsi come progetto di governo. Quindi un'alternativa che sia innanzitutto un'alternativa programmatica di idee e che poi sia anche un'alleanza. È questo il lavoro che inizia adesso in questa nuova fase. La pagina sindacale, il segretario regionale della UIL Michele Lombardo, in occasione della visita di bombardieri ieri in Sevel, ha ribadito al governo della nostra regione come sia assolutamente importante mantenere il dialogo aperto tra le parti per scongiurare la chiusura di aziende e il conseguente licenziamento dei lavoratori. Vediamo. Oggi la visita del segretario nazionale della UIL qui in Sevel, ma all'attenzione c'è tutta la regione Abruzzo dopo l'accordo sui licenziamenti, tante fabbriche a rischio. Invece per quanto riguarda il tessile si spera fino a ottobre, ma poi ci sarà da lavorare perché questo non accada e l'Abruzzo non si ritrovi indietro. Assolutamente sì, è evidente che l'intesa raggiunta con il governo a livello nazionale anche in questa regione ha scongiurato la possibilità dal primo di luglio di avere libertà di licenziamento individuale o collettivo. Ballavano circa 15.000 posti di lavoro in questa regione, con il rischio forte quindi di un depauperamento del nostro mercato del lavoro abruzzese. Però è evidente e chiaro che le vertenze che ancora sono in campo, che non sono soltanto vertenze aperte nei settori che stanno soffrendo maggiormente come il commercio, il turismo, il terziario, ma anche il sistema industriale, dà dei segnali un po' preoccupanti. Penso alla Brioni di Penne, penso alla Pilkington di San Salvo, alla Denso di San Salvo, ad alcune aziende dell'area teramana. Sono segnali che ci devono far stare molto attenti a non abbassare la guardia. Per questo noi riteniamo importante un confronto continuo e costante con il governo regionale affinché le risorse che arrivano anche del PNRR per l'Abruzzo vengano spese e vengano indirizzate a una ripresa socio-economica del nostro Abruzzo.
Due giovani di Cerignola in provincia di Foggia di 21 e 37 anni sono stati arrestati nella serata di ieri da personale della sottosezione della Polizia Stradale di Pescara per detenzione di sostanza stupefacente. Il tutto è accaduto sulla 14 all'altezza dell'area di servizio Cerrano Ovest, mentre viaggiavano su un auto articolato. Dietro una paratia basculante allestita sul semirimorchio, gli agenti hanno rinvenuto 150 confezioni in plastica contenenti 171 kg circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa per tipologia ed infiorescenze. Tre di essi note per l'elevato principio attivo, l'amnesia e il somango, quest'ultimo un cannabinoide di recente diffusione. La Polizia Stradale nella circostanza ha sequestrato anche 3.000 euro oltre al mezzo pesante su cui era stata trasportata la droga. E noi proseguiamo con il nostro telegiornale. La regione si dota del sonar Recco, il rilevatore che, trasportato da un elicottero, può individuare un segnale a 80 metri di distanza nelle ricerche in montagna. Vediamo. L'Abruzzo è la prima regione appenninica a dotarsi del sonar Recco per la ricerca di persone disperse in montagna. Un obiettivo condiviso con tutte le istituzioni che compongono il tavolo sulla sicurezza in montagna all'indomani della tragedia del Monte Velino, in cui, come si ricorderà, nel gennaio scorso persero la vita 4 escursionisti di Avezzano travolti da una valanga. Un progetto fortemente voluto dalla regione Abruzzo, come spiega il presidente Marco Marsilio. Da oggi chi va in montagna in Abruzzo sa di poter contare su uno strumento molto innovativo ma relativamente semplice. È sufficiente portare con sé un ripetitore, che sono piccoli strumenti, piccole fascette che la gran parte delle case che producono materiale tecnico per la montagna già introducono direttamente negli zaini, nel casco, piuttosto che nell'abbigliamento, quindi è facilmente reperibile. In realtà il Recco funziona anche senza questo ripetitore indosso, perché è capace di rilevare, che so, le chiavi piuttosto che il telecomando di una macchina, il telefonino cellulare che si ha appresso. Evidentemente con il ripetitore il segnale è più chiaro, più netto e più facile da trovare, quindi io invito tutti quelli che vanno in montagna in Abruzzo, che si avventurano lungo sentieri anche mediamente pericolosi, non necessariamente più pericolosi, perché l'incidente può accadere in qualunque momento, ad essere forniti di questo materiale e a sapere che in Abruzzo possono godere della montagna con maggiore sicurezza che nel resto d'Italia. Quella lunga ricerca, estenuante ricerca, tragica ricerca che ci ha impegnato per più di 20 giorni, poi a un certo punto portammo dal nord questo strumento, questo Recco, che ci ha aiutato a delimitare il campo dell'intervento, e abbiamo giustamente pensato di non dover, in una prossima eventuale emergenza, dover chiedere un prestito da qualcuno, ma che era assolutamente opportuno fornirci di una dotazione tecnologica all'altezza dei tempi. E salvo il liceo Marconi di Pescara. La regione ha infatti stanziato 660.000 euro per le strutture che dovranno ospitare gli studenti. Soddisfatta l'ente provincia di Pescara, il servizio. Buone notizie per l'edilizia scolastica pescarese. La regione Abruzzo ha infatti stanziato un fondo straordinario di 666.000 euro per consentire alla provincia di Pescara di fronteggiare con maggiore serenità le procedure di presa in carico delle strutture che a partire da settembre prossimo andranno ad ospitare le 64 classi del liceo Marconi di via Marino da Caramanico. Soddisfatto il presidente della provincia di Pescara, Antonio Zaffiri. Sono delle risorse importanti, importantissime per noi e fondamentali, perché comunque avevamo già delle trattative in corso dal mese di febbraio, però sapete benissimo che la pubblica amministrazione, se non ha dei fondi disponibili, non può stringere e chiudere nessun tipo di contratto. Oggi siamo nelle condizioni di poter fare questo. Presidente, è stato scongiurato il rischio di dover spostare il Marconi e i suoi studenti fuori dal comune di Pescara? Sì, è stato scongiurato. Adesso, fino a quando proprio non definiamo il tutto, è così.
così, però abbiamo lavorato tantissimo con il preside, con la struttura del Marconi, proprio per evitare e ridurre al minimo il disagio. Ovviamente diciamo un po' di disagio ci sarà, ma comunque rimarremo sulla città di Pescara, rimarranno i ragazzi, perché abbiamo lavorato per la loro, diciamo, il loro benessere scolastico e ridurre, come dicevo prima, al minimo il disagio. Questo è l'obiettivo e questo lo porteremo fino in fondo, questo obiettivo. Qual è adesso il cronoprogramma dopo l'arrivo di questi fondi? Allora, il cronoprogramma, già siamo attivati, già abbiamo stretto i rapporti ovviamente con chi già aveva dato la disponibilità, stiamo gettando le basi per poter fare subito quegli adattamenti a quelle strutture che sono di piccola entità, di ampliamenti degli spazi necessari per le scuole, e quindi già ci stiamo muovendo perché dobbiamo fare il possibile per essere pronti a settembre. La direzione marittima Abruzzo Molise si dota di due nuove auto ecologiche denominate Stop CO2. Questa mattina la presentazione alla Torre di Cerrano. Vediamo. Tre autovetture Nissan Stop CO2 a basso impatto ambientale sono state consegnate dal Ministero della Transizione Ecologica al Corpo Nazionale delle Capitanerie di Porto e nello specifico alla Direzione Marittima Abruzzo e Molise di Pescara per essere utilizzate nelle aree marine protette della Torre del Cerrano, di Giulianova e delle Isole Tremiti. Questa mattina le nuove vetture sono state presentate dal Comandante della Direzione Marittima Abruzzo Molise, Salvatore Minervino. Nella nostra Direzione Marittima Abruzzo e Molise ci sono due aree marine che sono Torre del Cerrano e quella delle Isole Tremiti. Infatti sono state consegnate tre vetture, Pescara, Giulianova e Termoli per le Isole Tremiti, che saranno destinate ai controlli ambientali. Sono state acquistate dal Ministero dell'Ambiente, che le ha dato in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto, in questo caso della Direzione Marittima dell'Abruzzo e del Molise, per consentire al nostro personale di svolgere i controlli in modalità stop CO2. Come c'è scritto sulle nostre vetture, per far dare anche un segnale ai cittadini che verranno assicurati dei controlli nel rispetto massimo delle norme ambientali. Il nostro personale, che è deputato ai controlli sia via mare che via terra, viene chiamato a uno sforzo maggiore sempre per garantire la massima sicurezza e in questo caso la tutela massima dell'ambiente, che non si svolge solo sulla fascia costiera ma è anche all'interno, quindi vedi discariche, vedi fiumi, vedi cave, sono tutti degli aspetti che noi andiamo a verificare. Questi mezzi ultra ecologici moderni ci consentiranno di farli nel modo migliore. Il direttore marittimo, con la stagione estiva ormai già in pieno svolgimento, ha approfittato dell'occasione per fare le raccomandazioni di rito ai turisti per un'estate serena. Ai turisti l'invito che faccio è quello che fa il governo, che è ovvio, quello di rispettare la normativa Covid. Purtroppo siamo ancora in pandemia, sembra che le cose stiano migliorando, dobbiamo avere sempre la massima tutela. E poi quello del rispetto dell'ambiente, quindi non lasciare rifiuti abbandonati sulle spiagge, nelle aree limitrofe, perché i comuni, come abbiamo visto, fanno di tutto per far rispettare queste norme attraverso l'apprestamento di appositi contenitori per la differenziata e altri accorgimenti. Andiamo nella Marsica, dove torna in carica il sindaco di Celano, Settimio Santilli, finito ai domiciliari il 22 febbraio scorso in quanto coinvolto insieme ad altre 24 persone in un'inchiesta della Procura di Avezzano basata su gravi ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione. Vediamo. Settimio Santilli torna ad esercitare la carica di sindaco di Celano. Il via libera è arrivato dopo che il prefetto dell'Aquila, Cinzia Torraco, ha comunicato al commissario prefettizio Canale la cessazione dell'incarico. Il provvedimento arriva dopo che la Cassazione ha colto il ricorso presentato da Santilli contro la sentenza del Tribunale del Riesame che aveva disposto il divieto di dimora a Celano. Santilli era finito agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta Acquafresca su presunte gare di appalto truccate in seno al comune di Celano. Non è stato affatto semplice, però ero ben conscio di quello che avevo fatto
e della persona che sono soprattutto. Ed ecco perché, nonostante siano stati 130 giorni durissimi, ho resistito fino all'ultimo giudizio della Cassazione che è avvenuto venerdì scorso e che ha sancito finalmente che non ci fossero nessun presupposto per procedere con le misure cautelari nei confronti degli indagati, e quindi ho atteso formalmente la nuova nomina del prefetto per ritornare oggi in comune ed incontrare il commissario prefettizio Canale per il passaggio delle consegne. Ora si agirà con i miei colleghi in maniera collegiale, discuterò con loro per pianificare degli obiettivi a medio e lungo termine. Avrò degli incontri anche con i diversi uffici che hanno delle forti carenze purtroppo in questo momento legate sempre alla vicenda di febbraio, e poi andremo avanti lavorando sodo perché la città ne ha estremamente bisogno. Che città ha ritrovato? Con il divieto di dimora ovviamente non mi è stato possibile stare in città, quindi 4 mesi sono stati molto lunghi, per cui devo riprendere contezza, diciamo, della realtà, delle varie problematiche che avevamo parzialmente affrontato, ma sono conscio che abbiamo le idee molto chiare, si dovrà intervenire con molta preminenza e lungimiranza nei vari settori critici della nostra città, ma i presupposti per farlo ci sono tutti, perché abbiamo una squadra amministrativa con ottime personalità e variegate sfaccettature a livello professionale che sicuramente sapranno dare il giusto contributo per riprendere in mano le redini di Celano, che merita assolutamente di riprendere un cammino virtuoso e sempre più di qualità. Nel pomeriggio di oggi è stato presentato un emendamento per scongiurare la chiusura dei tribunali minori di Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona. L'iniziativa, partita su sollecitazione del senatore leghista Alberto Bagnai, ha raccolto l'adesione dei colleghi Castaldi, Di Girolamo, Di Nicola, Balboni, Pagano, Cucca, De Petris, Quagliariello e D'Alfonso. Ora la parola passa all'Aula, che dovrà pronunciarsi in merito. E l'amministrazione comunale di Penne ha ridotto le tariffe per quanto riguarda la Tari, tante le attività a beneficiarne, mentre a breve saranno previste agevolazioni anche per i nuclei familiari. Vediamo. Il Comune di Penne riduce le tariffe Tari per il 2021. La decisione è stata presa durante l'ultimo Consiglio Comunale, dove la nuova delibera è stata votata a maggioranza e con il voto favorevole dei banchi dell'opposizione, anche del Movimento 5 Stelle. La riduzione della tassa dei rifiuti riguarderà attività commerciali e utenze domestiche, mentre un altro intervento economico è previsto a favore dei lavoratori autonomi e artigiani. Le riduzioni vanno dal 30% per quanto riguarda i bar, pasticcerie, gelaterie, parrucchiere e casalinghi, fino ad arrivare all'80% a favore di palestre e associazioni sportive. Abbiamo previsto una riduzione tra il 30% e l'80%, quindi un'amministrazione comunale che è vicina a quelle categorie, soprattutto a coloro che hanno sofferto di più l'emergenza sanitaria. Questo è stato possibile grazie alle economie di bilancio che, insieme a ristori statali, hanno permesso all'amministrazione comunale di comporre un fondo in grado di ridurre esclusivamente il costo della bolletta Tari. Ma non ci siamo fermati qui, perché stiamo studiando anche un meccanismo per ridurre il costo della bolletta anche ai nuclei familiari. Ad esempio, ipotizziamo per quei nuclei familiari che hanno un disabile, oppure che hanno perso il lavoro o hanno un reddito ISEE inferiore ad una certa soglia che stiamo appunto studiando. Il capoluogo vestino a breve tornerà alle urne per eleggere il successore dell'attuale sindaco Mario Semproni, che ad oggi non ha ancora sciolto le riserve su una sua richiesta.
ricandidatura. Intanto lo stesso assessore con delega al patrimonio e attività produttive Gilberto Petrucci traccia un bilancio di questi 5 anni di amministrazione a guida centrodestra. Questa amministrazione comunale ha lavorato tantissimo soprattutto per effettuare quegli interventi all'edilizia scolastica, una manutenzione straordinaria all'impiantistica sportiva. Abbiamo rilanciato il turismo e le attività di promozione della nostra comunità con eventi importanti come il Giro d'Italia o la dunata interregionale degli Alpini, ma soprattutto abbiamo anche utilizzato uno strumento fondamentale, cioè il dialogo. Siamo stati vicini ai cittadini e abbiamo posto le basi per programmare anche lo sviluppo di questa città, perché vogliamo dare una visione a questa città, soprattutto puntando sul turismo e sullo sviluppo economico. Penne ovviamente ha 2 blocchi occupazionali come Brioni e l'ospedale. Noi dobbiamo tutelare queste 2 realtà occupazionali. Siamo alla pagina dello sport, presentato il nuovo allenatore del Pescara, Gaetano Auteri, insieme al neo DS Luca Matteassi. L'ex tecnico del Bari riparte dal biancazzurro e spiega quale sarà la filosofia di gioco e interpretazione delle gare del suo Delfino. Intanto, con ogni probabilità, il 15 luglio dovrebbe essere la data fissata per l'inizio del ritiro a Palena, mentre non ci sarà il consueto pre-ritiro al Poggio. Andrea Costantini. Gaetano Auteri, benvenuto a Pescara. Intanto, cosa l'ha convinta ad accettare la proposta del presidente Sebastiani? Ma cosa mi ha convinto? Intanto questa è una società che a parte il recente passato ha sempre operato bene. Poi la piazza, di che parliamo? Cioè, basta soltanto dire che ieri sera in una semifinale del campionato europeo, ma questo già io lo sapevo da 2 anni, sono dei giocatori che hanno vestito la maglia del Pescara, quindi questo significa quanto brava è stata la società ad agire. Poi la piazza la conosciamo, è affascinante, ha sempre visto bel calcio, e poi la voglia di rimetterti sempre in discussione, la voglia di dare una mano attraverso quello che so fare. Proveremo a far ricreare, a far ritornare il giusto entusiasmo in una piazza che ha voglia di accendersi, quello io lo so, perché poi dopo una delusione, io dico che dopo le salite ci sono sempre le discese. Ecco, lei parlava della nazionale, Insigne, Verratti, Immobile, sono il simbolo anche del calcio offensivo che si è proposto spesso a Pescara. Lei ha un po' questa fama di allenatore offensivo che vuole proporre bel calcio col suo modulo di riferimento 3-4-3, saranno questi alcuni degli aspetti basilari della stagione? Ma noi cercheremo di imporre il nostro gioco, poi 3-4-3, ripeto, lo dico tante volte, sono soltanto numeri. Avremo una identità forte, un'identità che avrà voglia di prendere il predominio sulla gara e sull'avversario, di creare e non concedere, di creare e possibilmente di realizzare e di concedere poco. Avremo questo tipo di atteggiamento, lo faremo sempre, non speculeremo sui risultati, avremo un atteggiamento giusto, un atteggiamento che ci possa consentire, almeno ipoteticamente, di vincere le partite non attraverso le perdite di tempo, le speculazioni, insomma attraverso il confronto con gli avversari. Senta, l'obiettivo è la vittoria del campionato, le ha chiesto questo il presidente? Difficilmente si parla così, ma cioè, noi non ci dobbiamo nascondere cosa possiamo dire alla gente. La gente si aspetta che diciamo quello, vinciamo il campionato, ma ciò che pensa la gente sfonda una porta aperta in noi, in me personalmente, perché non mi piace soccombere, non mi piace subire, e quindi anche se non fossimo a Pescara e fossimo in una realtà inferiore come prestigio calcistico, o se non avessimo una squadra in grado di competere per i primissimi posti, nella mia interiorità io giocherei sempre per superare l'avversario di turno, e questo è l'atteggiamento che ci deve spingere. L'ultima, non le faccio domande di mercato, però un aspetto che è legato a ciò, il vecchio gruppo, molti giocatori ancora sotto contratto, si pensava potessero uscire tutti, probabilmente non sarà così, alcuni di questi calciatori possono far parte del suo progetto tecnico, ho sentito parlare di Busellato, Memusciai, Drudi ad esempio. Scusate, faranno parte del progetto tecnico tutti quelli che dimostreranno di avere
Vabbè, oltre che qualità tecniche, ma ce ne sono tanti in questo gruppo, anche di giocatori sotto contratto, tutti quelli che dimostreranno di avere senso di appartenenza, rispetto per la maglia, che faranno i fatti invece che mistificare i fatti attraverso le parole, tutti quelli che onoreranno e rispetteranno la maglia e che avranno voglia di rimettersi in discussione e che avranno voglia anche di superare delle amarezze che appartengono a tutti quelli che le hanno vissute, insomma è una sfida. Chi non avrà questi criteri, contratto o non contratto, sarà, si auto escluderà. Io in partenza non escludo nessuno perché ho grande rispetto sia dei calciatori che degli uomini, quando dimostrano di essere bravi calciatori e ottime persone. Quando manca una di queste componenti è chiaro che si fanno altre scelte. E questa mattina in conferenza stampa è tornato a parlare anche il presidente del Teramo, Franco Iachini, che ha confermato l'esistenza di trattative per allargare la base societaria e ha definito le scadenze per la costruzione della rosa del prossimo anno. Bollate le contestazioni dei giorni passati, neppure le sento, ha ribattuto il massimo dirigente biancorosso, Jacopo Forcella. Ho regalato a questa città 2 anni di professionismo negli anni peggiori del calcio, spendendo 8,5 milioni di euro, forse non li sapete neanche scrivere quanti sono questi numeri, basta. Penso che, detto questo, penso di aver detto tutto, il resto sono chiacchiere, io le chiacchiere non le faccio, lo sapete, parlo poco, faccio i fatti e ho tirato fuori i soldi. Se non bastano i soldi, a me non mi serve parlare. Parlo con le persone che apprezzano ascoltarmi, perché io ho parlato, ho tirato fuori i soldi, ho fatto i fatti. Se questa è la conseguenza, vuol dire che va bene come faccio. Io ho detto ai miei figli una cosa sola: le contestazioni mi fanno male e feriscono solo se provengono da persone che io stimo o ammiro. Da dove provengono? Neanche le sento. Ci sono delle trattative in corso con diversi soggetti interessati ad affiancarmi. Naturalmente, fino a che non c'è nulla di concreto, non verrà assolutamente detto nulla. Sicuramente sono persone, i soggetti che noi stiamo trattando sono soggetti, diciamo, spendibili, soggetti solvibili, perché comunque una squadra di Serie C di Lega Pro è una squadra che ha degli impegni importanti e sicuramente tanti chiacchieroni che si sono avvicinati sono stati fatti gentilmente accomodare alla porta anche delle nostre parti. Io mi sono dato una data di scadenza, entro metà di questo mese, sicuramente se non ci sarà qualche, diciamo, punto fermo, io prenderò le mie iniziative, perché giustamente la squadra si deve organizzare, ha bisogno di un allenatore, ha bisogno di iniziare a completare la rosa, perché comunque non partiamo da una rosa incompleta, abbiamo già una parte consistente di giocatori, abbiamo ad oggi 15 elementi contrattualizzati su una rosa di 22, più abbiamo sicuramente dei ragazzi che faremo salire alla nostra Primavera 3, che si sono dimostrati essere molto validi, molto apprezzati, forse faremo salire anche un giovanissimo in deroga, lo valuteremo. Perché questa società è una società che ha dimostrato di saper valorizzare molto i giovani, pensiamo di fare una squadra giovane, una squadra basata su elementi di grossa qualità, valorizzati, già li sto vedendo personalmente, insieme ad altri procuratori che me li stanno presentando. E quindi sono elementi che nel momento in cui decideremo di completare la rosa, visto che comunque tra il 15 e il 26 abbiamo ancora tanti giorni per poter
stilare su carta eventuali idee, però non è detto che noi il 26 dobbiamo avere la rosa al 100%. Ci avete il presidente, penso che sia più che sufficiente. Se ci sta quello che caccia i soldi, credo che ci sta tutto in una società, il resto sono chiacchiere. Una serata di gala, sei workshop e un torneo di pallamano sono gli ingredienti della 48esima edizione dell'Interamnia World Cup, che si svolgerà, vista l'emergenza pandemica, solamente in forma simbolica. Si comincia lunedì nell'area concerti del Parco Fluviale con una serata inaugurale che ricorderà in parole, immagini e musica i valori e i percorsi compiuti in tanti anni. Vediamo. Abbiamo quindi previsto 8 appuntamenti in 8 giorni, cominciando con una serata di gala, io direi una serata di spettacolo, in cui noi racconteremo il nostro passato, parleremo del nostro presente e lanceremo un'idea molto forte per il futuro, soprattutto il cinquantennale che si dovrebbe svolgere, speriamo, fra 2 anni. Al di là della serata inaugurale che svolgeremo all'area eventi del Parco Fluviale, lunedì 12 luglio alle ore 21, seguiranno, nei giorni successivi ci saranno 6 workshop a tema, dove noi parleremo degli aspetti culturali, economici, turistici, culturali, della solidarietà, i valori espressi dalla Coppa Interamnia, coinvolgendo vari esperti, comprese le istituzioni. Faremo delle riflessioni, ognuno dirà la sua. Alla fine stileremo un progetto per il nostro futuro, un progetto, io spero, mi auguro, forte e molto interessante. Quindi creiamo le premesse in questa occasione, sperando di raccoglierne i frutti nel più breve tempo possibile, perché abbiamo 2 anni di tempo per lavorare, per far tornare la Coppa grande come lo è stata una volta. Quando ero consigliere regionale ho sottoscritto questa legge che riguarda appunto la Coppa Interamnia e prevede un finanziamento che monta a 50.000 euro, che sto seguendo come assessore, perché sicuramente è una manifestazione di rilievo regionale che assume un carattere fondamentale per il nostro territorio, perché c'è uno scambio di culture e quindi va sicuramente potenziato e valorizzato, anche per il fatto che un altro anno ricorre il 50esimo anno da quando è stata fatta, e quindi un'emozione per tutti i giovani che hanno seguito questa manifestazione, ma non solo, quindi sicuramente è una bella cosa che vogliamo ulteriormente potenziare anche alla luce di questa pandemia, che purtroppo non ha permesso le ultime edizioni di essere fatte, però cercheremo per il futuro di rilanciare ulteriormente, coinvolgendo tutte le persone e tutte le istituzioni che in sinergia possono fargli fare un ulteriore salto di qualità ad un evento già di per sé importante. E questa era la nostra ultima notizia. Da parte mia, l'augurio di un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.